Siamo all'inaugurazione della Sagra dell'Agnolotto per il 2018, un'annata dove le sagre, devo dire, abbiamo fin da oggi possiamo dire di avere un bilancio positivo. C'è stata la Sagra di San Pietro, che è andata molto bene al mese di maggio, altrettanto bene la Sagra della Panissa, che si è realizzata a fine agosto, molto bene la Sagra della Rana e i Cappuccini ai primi di settembre, e arriviamo alla Sagra dell'Agnolotto, che si inaugura con molta pioggia, ma sicuramente è il preludio per una sagra che avrà una presenza eccellente di molte persone e sarà una sagra di grande successo. Perché sono importanti le sagre? Perché è un mantenimento delle nostre tradizioni, di quelle che sono i nostri rioni, quello che è il nostro vissuto, per cui riuscire a mantenere vive queste iniziative è importante. Molto bello, girando le sagre, e vedere come tra i vari rioni ci sia una disponibilità, un aiuto e un modo di operare insieme, questa sinergia che valorizza tutti questi eventi. Questa oggi all'inaugurazione dell'Agnolotto, della Sagra dell'Agnolotto, che piove, però speriamo che da domani il tempo sia migliore, ho avuto una grossa soddisfazione. Mi è stato consegnato il premio Cecco Leale proprio per l'attività che ho svolto. Il premio Cecco Leale per me è un premio dei più prestigiosi, perché di un'eccellenza che possa riceverlo, perché Cecco Leale è stata una persona che veramente ha fatto tanto per la città. Grazie, e venite e continuate sempre a sostenere il Comitato Manifestazione. Grazie.